Le crociate sono state anche un equilibratore sociale, perché una volta solo al primo figlio, e gli altri che cosa facevano? Gli altri si davano alla cavalleria, facevano le sfide, virgolette, rompevano le scatole. Quindi si trattava un modo di indirizzare anche questa furia, questa baldanza giovanile verso un nobile principio, anche perché andando alle crociate si potevano acquisire dei titoli onorifici che non erano quelli della famiglia. Quindi una basilica gotica, e se voi vedete una grande basilica gotica, vi chiedete come fa a stare in piedi con tutte le arti, con tutte le cose che escono, poi pensate al Duomo di Milano, ma come fanno a piedi dell'oceano? Come sono sistemate le stelle? La spinta e la controspinta, ossia tutta una serie di norme, di regole, che quale si incomincia a pensare in Sardegna. Si va in Sardegna, ci sono le tombe dei giganti. Avete sentito dire le tombe dei giganti? Perché sono chiamate così? Perché chi legge la prima volta dice, ma queste non possono essere cose fatte da giganti che muovono queste massime, perché si chiamano le tombe dei giganti. Guardando con più attenzione, ci si rese conto che ci sono dei buchi, degli attacchi, per cui loro conoscevano le, anche se adesso secondo me non è fatta dagli scavi, ma le persone, come lo fa a fare il tempio di Gerusalemme?